Allora, benvenuti a tutti all'interno di quello che è l'intervista con una persona d'eccezione. Io, come sapete, sono Agnese Ricco, la responsabile del progetto NutriProgress.it. Oggi intervistiamo Francesca Vitale, grandissima professionista e calciatrice della Serie A femminile di calcio, appunto. Gioca da quest'anno alla Fiorentina e iniziamo a farle delle domande inerenti alla parte nutrizione, mentalità, sia nello sport ma anche proprio nella vita privata e personale. Ti saluto Francesca, ciao. Ciao, ciao e grazie mille. Allora, partiamo subito con le domande perché a me piace subito andare alla parte pratica. Racconta un attimino quello che è la tua esperienza, il calcio, la parte nutrizionale, la parte mentale, se la seguivi, se non la seguivi, se ne avevi sentito parlare. Raccontaci un attimino un po' la tua situazione di partenza prima di entrare in NutriProgress. Allora, sì, diciamo che il mio percorso è iniziato qualche mese fa. Prima di allora, sì, sicuramente avevo sentito parlare di tutta la parte mentale, alimentazione, nutrizione, eccetera, eccetera. Io diciamo che ho sempre cercato di adottare e seguire un'alimentazione corretta, essendo comunque una sportiva. Cioè, ci tenevo molto comunque al benessere del mio fisico e della mia salute, ovviamente. E ci stavo attenta, però, come succede tante volte nella vita, pensi di sapere le cose, pensi di farle nel modo giusto, però in realtà non è così. Nel senso che, cioè, ho capito col tempo, ovviamente da quando, diciamo, gioco in una squadra professionistica e mi alleno tutti i giorni, diciamo, gioco a calcio proprio come lavoro, ecco, che ci sono delle cose che, dei dettagli che vanno curati molto di più perché veramente fanno la differenza. Io diciamo che da qualche mese, da quando ho iniziato questo percorso, non ho cambiato radicalmente il mio stile di vita, assolutamente no. Io mi sono rivolta a te quando, diciamo, non mi sentivo a posto con me stessa, non mi sentivo bene e non capivo il perché. Io appunto ero convinta di mangiare bene, vabbè, mi allenavo sempre tantissimo, ovviamente, ma di mangiare bene nel modo corretto, pochi sgarri, magari non mi concedevo anche dei piatti che in realtà poi ho scoperto che andavano benissimo lo stesso. Cioè, ero magari convinta che i carboidrati ne potevo mangiare pochi o solo in certi momenti, in certi giorni. Invece poi ho visto che comunque allenandomi tutti i giorni, 3 ore al giorno, eccetera, potevo mangiarli veramente tutti i giorni. Per me è stata una liberazione, una cosa bellissima. Questo, vabbè, era un esempio. Però no, ho capito che col tempo avere veramente una persona che ti segue e ti dice veramente cosa puoi e cosa non puoi fare nel modo corretto durante le varie fasi della stagione, perché appunto ci sono tante fasi della stagione, quindi è veramente importante. Però diciamo che ci ho messo un po' di tempo anch'io, sono arrivata a questa conclusione quando capivo che non riuscivo a ottenere i risultati che avrei voluto, e non capivo il perché. Quindi ho detto, adesso no, visto che non sono io una nutrizionista, non ho conoscenze, mi devo affidare a una persona che le ha. E quindi diciamo che è iniziato così, ecco il mio percorso. Certo, assolutamente. E poi diciamo che quando mi avevi contattato, perché noi ci conoscevamo già perché abbiamo giocato Sì. insieme, quando mi avevi contattato ti ho presentato questo progetto a 360 gradi, mettendo anche all'interno la parte mentale. E lì tu sapevi, eri già a conoscenza di queste strategie, di queste tecniche, oppure è stata una cosa nuova e anche. Allora, no, ero a conoscenza di queste tecniche, di questa figura, però cioè, non avevo mai avuto la curiosità di scoprirlo in prima persona, di capire quali sono veramente i benefici di essere seguita anche da questa figura, che poi in realtà sono tantissimi, perché, come ti dico sempre, è proprio uno stile di vita. Quello che è cambiato in me è proprio la mentalità di vedere le cose, ma a
appunto per la tua parte, la parte di alimentazione, cioè nel senso capire che si può mangiare tutto, dipende sempre come lo fai, ok? Ovviamente non ti puoi sfondare tutti i giorni, però ci si può gratificare ogni tanto e veramente poi dopo ti godi anche lo sgarro. Quindi, e poi soprattutto ti senti meglio. Per quanto riguarda invece la parte più sportiva legata appunto a quella mentale, è che sì, cioè vai veramente ad analizzare quelle che sono le tue prestazioni sportive. Però viste da un altro punto di vista, che non è il tuo, non è quello della tua amica, della compagna di squadra o del papà, ma di una persona che vede e studia le partite, studia se stessa in prima persona e va a capire dove si può lavorare, dove si può migliorare, perché veramente c'è sempre tanto da migliorare. C'è chi soffre le partite troppo, chi le soffre troppo poco. Anche quello non va bene, magari. Ecco, quindi sicuramente no, è fondamentale, è un aiuto molto, molto importante. Assolutamente, anche perché possiamo dire che nella credenza comune, magari sia anche delle atlete professioniste, sia anche delle persone che non praticano attività fisica a livello agonistico, quindi donne che vogliono dimagrire, si pensa: faccio tantissima attività fisica, non curo l'alimentazione, la parte mentale, come dicevi tu, faccio 2 o 3 ore di allenamenti, basta così, sono a posto così, non devo curare tutto il resto. Invece questo è un po' un errore, perché tu rispetto a prima facevi sempre lo stesso quantitativo di attività fisica, ma fondamentalmente eri una persona completamente diversa, curando nei minimi dettagli tutte le varie situazioni. Quindi non è solo la parte fisica che conta, perché se poi dietro non hai tutta una scia di altri elementi da dover tenere in considerazione, è tutto vano. No, no, assolutamente, perché la parte fisica ovviamente è importantissima, è fondamentale, però anche deve essere seguita da comunque una buona alimentazione dopo, o comunque nel post allenamento, nel pre, o nei giorni seguenti, come vanno curati i giorni prima della gara, che poi alla fine io mi sono resa conto che è proprio una questione di abitudine. Perché poi impari a gestirti, impari a capire anche cosa mangiare anche quando sei fuori, perché cioè, nel senso non è che io mi precludo niente, certo, magari evito di uscire a mangiare tutti i giorni, perché ovviamente mangiare fuori è più difficile, però comunque ho capito che ci si può gestire in qualsiasi situazione, e quindi è proprio. È una cosa che, cioè, è proprio uno stile di vita diverso. Ecco, quello che ho notato è quello. Assolutamente, hai detto giusto, no? Il cambio abitudini, quindi vedi come ritorna sempre anche lì la parte mentale del mindset, perché devi anche essere predisposto a cambiare l'abitudine, Ah, certo. perché se tu dici no, io sono così, voglio rimanere così, per me conta solo la parte fisica, la nutrizione, lì è tutta anche una parte di mentalità, No, di infatti trasformazione. ecco, questo mi sono dimenticata di dirlo prima, ma sicuramente un aspetto molto fondamentale è la predisposizione che devi avere tu, devi essere convinta, devi essere decisa a voler cambiare qualcosa nella tua quotidianità, perché mi rendo conto che soprattutto magari io che non dovevo perdere tantissimi chili, ma appunto quelli che dovevo perdere, cioè sono i più difficili. Perché comunque non, quando magari cioè, sono pochi, ti alleni tanto, quindi comunque determinate cose le devi mangiare lo stesso, determinati quantitativi li devi mangiare, poi hai sempre fame perché allenandoti tanto hai sempre fame. È molto importante come poi ti abitui a gestire la cosa, ma se non c'è, credo, una motivazione forte non si riesce, perché è difficile. Cioè, non è tutto una passeggiata, quello assolutamente no. Ovvio, chi è deciso a fare questo passo poi è tutto in discesa, nel senso che sì, all'inizio devi proprio stare lì e un attimo capire come funziona, cioè
cioè vai a vedere sì, tutti gli alimenti, quali puoi mangiare, quali non puoi mangiare, le quantità. Poi è più una cosa che va molto a occhio, a quello che ti va di mangiare quel giorno. Tu sai che quella carne la puoi mangiare, quel pesce lo puoi mangiare, puoi mangiare quella quantità di carboidrati. Quindi poi te li gestisci proprio in modo autonomo. All'inizio è tutto molto schematico, poi è molto, ho notato che è molto proprio più libero, ecco, in base a quali sono le necessità del giorno, le voglie del giorno, ecco, questo. Diciamo che questo ti è stato difficile, cioè seguire la parte nutrizionale, la parte di mindset, quindi tutto quello che abbiamo detto, spiegato come lo facciamo noi, cioè come te l'abbiamo spiegato, come ti abbiamo impostato, come abbiamo detto, è stato semplice, cioè hai dovuto metterci sacrificio come hai detto, perché comunque lo Certo. devi fare, non è che cioè, noi potevamo anche studiarti la cosa migliore al mondo, più bella al mondo, ma se poi, come dicevi tu, non c'è la volontà, non c'è la voglia di mettersi in gioco e di fare sacrifici nel trasformare, poteva essere, cioè rimaneva lì tutto vano, tutto un bellissimo programma. Perché banalmente, lo sappiamo, dimagrire non è facile, cambiare la nostra testa o comunque modificarla non è facile, quindi ovviamente ci vogliono sacrifici e sforzi, cioè questo è inevitabile, capito? Sono due cose molto difficili da cambiare, soprattutto se sono abitudini che hai da anni e Certo, anni e anni. E assolutamente. quindi ovviamente no, non è stato difficile, nel senso che non è stato difficile entrare nell'ottica di farlo. Poi serve, come ho detto prima, tanta motivazione e tanta determinazione, ecco, per portarlo avanti, perché poi le indicazioni sono facili, cioè nel senso, se, sono stata seguita veramente tanto in questi mesi. È ovvio che poi mi dico che tanta parte l'ho fatta io, ma perché quante volte mi sarei mangiata il dolce oppure avrei voluto, magari mi sarei comportata in un determinato modo, ma poi nella testa ho detto, beh, magari proviamo a cambiare un attimo, al posto di fare così, faccio così. E quindi, insomma, tutto sta poi alla persona, ecco. Certo, che deve avere, come dicevamo, delle strategie dietro. Noi ti abbiamo dato le strategie, ti abbiamo detto, quando tu hai questa cosa fai così, quando è, poi tu, come hai detto prima, le hai traslate all'interno della tua vita. È sempre una scelta, no? Come Certo, diciamo. come dicevo prima, quando facevo di testa mia non ci riuscivo, magari volevo farlo, ma non riuscivo a ottenere i risultati che speravo. Ovviamente dietro con una guida, delle direttive, dei consigli e soprattutto tanti incentivi, perché comunque poi sei molto stimolato, ecco, e poi ovviamente si riescono a ottenere dei risultati. Prima e dopo prestazioni come atleta, cioè prima di partire con NutriProgress e dopo. L'allenamento abbiamo detto che era sempre lo stesso. Abbiamo modificato mindset, alimentazione. Cosa è cambiato nelle tue prestazioni da atleta? Cioè hai sentito la differenza? Ti sentivi più leggera? Ti sentivi più scattante? Gli allenamenti recuperavi prima? Dici questa impressione. Allora, io nel senso, per esempio, faccio un esempio, quello che notavo molto è che magari allenandomi la mattina, da quando mi svegliavo, che facevo colazione, a quando iniziavo effettivamente l'allenamento in campo, che passava un po' di tempo, io arrivavo che entravo in campo che avevo veramente fame, perché nel mentre avevo fatto un sacco di cose, quindi entravo in campo con la fame. E quindi che comunque una cosa che mi dava molto fastidio. Poi, quindi, da quando abbiamo iniziato insieme a rivedere quello che era tutto lo schema di quello che andavo ad assumere la mattina, per esempio, io non facevo mai lo spuntino, lo snack prima di entrare in campo. Invece poi questo si è rivelato fondamentale perché mi permetteva di non arrivare affamata all'allenamento. E quindi, ma un banale snack che può essere comunque consumato ovunque, cioè io perché quando ero al campo, ma se viaggi è la stessa cosa. Quindi quello sicuramente per me è stato uno degli accorgimenti più importanti. E poi anche tanto il
Per esempio il pre-gara, perché non lo so, una cosa che io non facevo mai era mangiare i carboidrati sia la sera prima della partita che nel pranzo pre-partita. Invece mi sono resa conto che non mi appesantivo, ma anzi, cioè, mi sentivo bene poi quando arrivavo il giorno della gara, anche perché nel riscaldamento ti rendi subito conto di come stai, di come ti senti, di come sei fisicamente. E quindi questi sono stati, diciamo, beh, e non sono pochi perché comunque, cioè, i cambiamenti che ho notato di più, ecco. Beh, poi diciamo che comunque già quando una persona si allena così tanto, qui si parla di finezze, che però queste finezze ti fanno un'enorme differenza prese nel tempo e durante una stagione. Il Sì. pre-gara, come dicevi tu, il post-gara, quindi la Al gestione anche del post-gara, post-gara, certo. piuttosto che per il recupero poi, perché tu settimanalmente ti ritrovi a cicli a dover fare o la partita o magari una sosta e allora cambia la tipologia di allenamento e quindi deve cambiare anche la tipologia di alimentazione e di lavoro, cioè ci sono dietro comunque determinate cose che devono essere studiate e questi dettagli ti fanno la differenza, perché ormai la competizione Assolutamente. anche nel calcio femminile è diventata alta, cioè Sì. prima era diciamo uno sport non per poche, però adesso tante si sono appassionate al mondo del calcio femminile, tante persone vogliono giocare a calcio, si sono avvicinate a questo sport e quindi la competizione sarà sempre più alta. Quindi come per la parte maschile curano a 360 gradi il tutto, anche nel femminile, adesso che la competizione per le atlete è più alta. Parlo di competizione, vuol dire gioco non gioco, vuol dire arrivo in nazionale, vuol dire c'è cioè, tutta una prospettiva di un atleta che ha in testa giustamente di poter arrivare a fare anche all'interno della squadra, quindi di poter essere utile alla squadra e di poter poi andare a dare una prestazione ottimale poi per la stagione e durante tutta la stagione, per evitare anche di avere degli alti e bassi. Sì, certo, assolutamente. Come mi hai già detto un pochettino come ti sei sentita seguita, cioè che comunque sei stata seguita bene, eccetera. Rispetto magari a nutrizionisti fuori, piuttosto che altre tipologie di figure che ti seguono mensilmente, noi abbiamo un programma più serrato. Sì, diciamo che allora io non mi ero mai affidata completamente a una persona, quindi questa è la prima volta. I nutrizionisti delle varie squadre, sì, diciamo che ti seguono sul piano alimentare, se ne hai bisogno, se lo richiedi. Se hai bisogno comunque di lavorare su qualcosa di particolare, però. Sicuramente questo percorso che sto facendo con voi è molto più dettagliato, cioè molto più preciso e studiato proprio nei dettagli, ecco, cosa che comunque nelle società sì, questo avviene, ma se tu magari manifesti comunque il desiderio di essere seguita anche proprio più nello specifico, perché se no, vabbè, nelle società normali ovviamente sono organizzati i pasti per colazione, pranzo, cena, ovviamente in base a quelle che sono poi le competizioni da affrontare, però magari, non lo so, io per il pranzo, la cena, ho scoperto con questo percorso di preferire un alimento piuttosto che un altro. No, magari prima questo problema non lo conoscevo, non era venuto fuori, quindi poi a quel punto sono io che chiedo alla nutrizionista della squadra poi se si può comunque esaudire questa mia richiesta di avere l'alimento che preferisco. Però, diciamo, è uno studio diverso della situazione e di ogni caso, ecco, di ogni giocatrice. È un po' un Certo. percorso diverso, Poi questo abbiamo il sicuramente si può feedback approfondire. dopo ogni gara.
Quindi avendo il feedback, dopo ogni gara tu riesci a tenere sotto controllo tutto quello che è la settimana. Poi il fatto di poter essere contattati durante l'arco anche della settimana se l'atleta ha un problema con WhatsApp, cioè c'è davvero un... Sì, ma comunque anche banalmente magari modificare quello che è il piano alimentare di settimana in settimana o... non lo so, ma anche giorno per giorno se c'è una particolare problematica o una particolare esigenza, ecco, oppure non lo so, adesso che sono stata in vacanza, che abbiamo pensato a qualcosa di un pochettino diverso e già prima parlavamo di invece quello che sarà il nuovo programma per l'inizio della nuova stagione, che ovviamente durante la preparazione non sarà mai uguale a quello estivo, perché comunque cambia tutto. Quindi tutte queste cose che studiamo e analizziamo insieme proprio settimana per settimana e giorno per giorno, in base ovviamente a quelli che sono i periodi. Certo, anche la parte di integrazione poi mirata, perché durante l'arco della stagione deve cambiare, cioè non è sempre lo stesso integratore, di solito tendenzialmente le atlete, perché prima bisogna curare Francesca come donna, come persona e anche in parallelo come atleta, non è che ti devi dimenticare una delle due parti e quindi anche la parte di integrazione deve curare. Di solito tendenzialmente gli atleti prendono i classici sali minerali e finisce lì l'integrazione, sì ti danno magari qualcosina in più, invece qua devi studiare dietro delle problematiche piuttosto che fisiche e non magari chi è più affetto da crampi, chi ha delle proprie problematiche fisiche personali, devono essere studiate quindi anche con un'integrazione mirata di un determinato tipo, che può variare, perché magari nella prima parte della stagione curi una cosa, quando c'è il caldo ne curi un'altra, d'inverno puoi lavorare su altre tipologie di strategie. Quindi è tutto, come dicevamo prima, no? Un 360 gradi che vai a lavorare in completo. Sì, ok, Francesca, ti ringrazio tantissimo per la tua disponibilità, è stato un enorme piacere. Grazie e buona giornata. Grazie, il piacere è stato mio. Grazie. Ciao, 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 ciao.